Luisa mi ha preso e mi ha messo lì, in sala operatoria. Si lavorava proprio tanto. Era chiusa dalle 7 alle 4, era aperta, poi era chiusa, ma l'urgenza era sempre. Allora cosa faceva? I primi anni si era sempre reperibili, che erano pochi. Tante volte chiamavano il telefono, andavo, tornavo, lei non se ne accorgeva, perché bastava che il telefono facesse dring, io ero già in piedi. Mi ricordo sempre che abbiamo contato i pazienti tra piccoli interventi e grossi, 40 persone una mattina. E lì delle volte il pranzo saltava, perché c'era l'intervento che andava avanti, oppure arrivava l'urgenza. Allora si andava avanti. Noi chiamavamo sempre Matteo. Una volta eravamo una famiglia, c'erano pochi infermieri e infermiere. Noi come infermieri eravamo in quattro uomini. No, tutto l'ospedale. E le infermiere erano solo una quindicina. Che divisa avevate? Che colore? Bianca, una volta bianca, sì. Giacca e pantaloni bianca. Fino a un certo periodo, poi ce l'hanno data celeste, poi verde. La sala operatoria è sempre una divisa speciale. Quanti posti letto aveva, poteva avere a quell'epoca? Non mi ricordo, so che c'è la chirurgia adesso, che non davanti all'uomo, quella chirurgia, era un salone completo, solo un salone. C'era più di 20 letti, solo un salone. Solo una camera, non c'era divisori, stanzoni. Per tutti gli uomini, sì. E un altro magari per tutte le donne. No, metà uomini e metà donne. Sotto che c'erano gli invalidi, li chiamavano, erano lì che c'erano dei topi lunghi così, che correvano sotto. Proprio era, poi... Ma non ho capito, perché dici gli invalidi? Perché erano lì, stavano lì, sono morti lì. Un cronicario? Sì, credo che si chiamate così. Gli antichi posti letto? Sì, sì, loro stavano lì, mangiavano lì, dormivano lì. Chi era ad assisterli, le suore del Portolengo o già quelle? Quelle no, quindi... sì. No, quelle di San Vincenzo, sì, quelle lì. E veniva, magari c'era un presidente già allora? Sì, il presidente Vergnano, Pinin, c'era il presidente, poi hanno cambiato, è venuto poi a Gagliatti, poi è venuto anche Manolino, insomma, ne sono passati diversi i presidenti. E impiegati ce n'erano già? Sì, c'erano. C'era la Luisa Vergnano che è mancata che è poco tempo fa, poi c'era Angelini, non so, ecco Angelini, poi c'erano pochi, tre o quattro, forse. Poi c'era la sorella di Angelini, anche lei impiegata. Poi dopo ha cominciato a allargarsi. E come primari? Tu ne hai conosciuti tanti. Dunque c'era come primario chirurgia, ginecologia e urologia, c'era Capitolo, uno solo. Poi c'era Tabasso che era ginecologo, l'aiuto. E che rapporti eravate voi infermieri con questi luminari? Guarda, dico la verità, io ero tranquillo, proprio era un buon rapporto. Loro erano rispettosi? Oppure... Rispettosi, sì. Okay. Rispettosi, noi verso loro, loro verso... Poi è cambiato la generazione che poi dopo, tu, io, te, e poi c'era anche qualche titolo onorario tra loro. Poi sono arrivati i professionali, come si dice, e lì non è più stata una famiglia. Hanno rotto. Loro sembravano che il primario fosse... non c'era più rispetto. Allora ho detto, ma perché devo rovinarmi il fegato per loro? E sono andato in pensione, con 38 anni di lavoro.